Amici appassionati di tecnologia, oggi siamo in compagnia di un videoproiettore. Ormai il mercato è pieno di questi oggettini, ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è trovare un apparecchio che consenta di usare tutti i dispositivi, specialmente i vostri smartphone, quindi wireless, quindi preferire un proiettore che si connetta al vostro telefono piuttosto che uno che va solo con il cavo, ed è una cosa che io reputo fondamentale. Allora, siamo in compagnia di questo Howood, troverete poi sul link sotto in descrizione, ma prima cerchiamo di capire un po' come funziona, come si comporta e soprattutto se merita o meno. Allora, si può partire con il video, mettetevi comodi perché ve lo presento in questa recensione. Iniziamo dalla confezione di vendita. Eccola qua, quindi nera con poche informazioni, ma tanto quello che conta è quello che c'è all'interno. Troviamo un cavetto HDMI, un cavo audio video, quindi con gli spinottini, e ovviamente l'alimentazione. C'è anche la manualistica comprensiva di italiano e l'oggetto della recensione. Eccolo qua, il proiettore Howood, un proiettore nativo Full HD, quindi 1080p, con una caratteristica che raggiunge 9000 lux. In sintesi, un'immagine molto luminosa e ben definita. Ovviamente c'è anche il tappino che copre la lente, ma sorpresa, perché in confezione troverete anche un telo che non è una coperta, sembra molto sottile, quindi non proprio adattissima secondo me a proiettare un'immagine, ma vi può salvare in caso non troviate uno spazio, una parete priva di oggetti. Nella parte alta, come vi ho detto, abbiamo il comando, quindi un pad per andare su, giù, destra, sinistra, per dare l'ok, ma soprattutto per entrare nel menu. E da qui troveremo la sorgente. La sorgente che può essere, ve la faccio vedere qua lateralmente, una porta micro SD oppure un ingresso USB per chiavette o smartphone. Se non vi va di collegare il proiettore a delle casse Bluetooth, non c'è problema, perché avrete comunque la possibilità di usare l'audio del proiettore, sarà comunque bello potente, e adesso ve lo faccio comunque sentire. Amici appassionati di tecnologia, ma soprattutto amanti degli smartphone, ben ritrovati qua sul mio canale. L'abbiamo visto nell'unboxing pochissimi giorni fa, eccolo qua. Per il raffreddamento, ventoline che sono abbastanza silenziose, e quindi durante la proiezione sentirete questo muoversi di pale che stanno a indicare comunque che il proiettore è in funzione e lavora bene. Nella parte bassa troviamo un ingresso per l'avvitamento, per il supporto, che sarà o a parete, quindi avrete questo supporto qua e il proiettore sarà incassato, agganciato al soffitto, oppure un supporto che, messo qua il proiettore su una superficie, regolato, vedete, potrà cambiare l'angolazione e quindi l'angolo anche di proiezione. Ma veniamo al dunque: angolo di proiezione. La lente è aiutata da queste due rotelline, una regola la messa a fuoco, quindi se l'immagine non sarà definita potete ruotare questa prima ruzzolina e metterete a fuoco l'immagine. Ovviamente il proiettore ha anche un angolo di visione, quindi non sarà proprio centratissimo il rettangolo. E allora l'altra rotellina vi permetterà di muovere l'angolo di visione, di cambiarlo finché non troverete la posizione giusta. Quindi messa a fuoco e posizione uguale un'ottima visione. Cosa importante, il proiettore non è a batteria, quindi sempre connesso a corrente. Mi raccomando, non confondete l'idea del wireless con il fatto che lui abbia una batteria. Andiamo a testarlo sul campo. La cosa più importante, a mio avviso, quando si usa un dispositivo di questo tipo è la sua
capacità di connettersi con gli apparecchi. Molti dispositivi, molti proiettori si connettono facilmente via cavo a laptop, computer o chiavette, oppure leggono le memorie SD, ma quello che importa è la connettività wireless, quella che usiamo prevalentemente. E allora ragazzi, accendiamo il nostro telefono, andiamo nella condivisione dello schermo, tirando giù il menu a tendina ovviamente, non importa se abbiamo un iPhone o un dispositivo Android, possiamo selezionare anche da proiettore la funzione Miracast e allora andremo a sbloccare, a trasferire l'immagine dal nostro telefono al proiettore e da proiettore ovviamente a parete. Attenzione che non potrete far partire Netflix, Prime Video, eccetera eccetera in maniera wireless, perché sono diciamo tutte trasmissioni protette, quindi non possono essere deviate a livello di segnale, ma potrete far leggere una Fire Stick TV o Chromecast, nessun tipo di problema. Una cosa importantissima anche da segnalarvi è che se utilizzate un iPhone con il filo, quindi con il cavetto collegato alla porta USB del proiettore, riuscirete ad ogni modo a proiettare l'immagine e, se volete, potrete guardarvi i vostri video su YouTube o comunque tutte le foto e i video che avete sul vostro telefono, le potrete proiettare a parete facendole vedere a tutti fino ha un'ampiezza massima di 300 pollici, ovviamente non sarà l'immagine nitidissima a mio avviso, il telo in dotazione guarda caso è sui 100 pollici, quindi starete sempre a pochi metri di distanza, non riuscirete mai a ricreare un vero e proprio cinema. E veniamo anche al prezzo. Quanto costa questo proiettore Howood? Lo trovate su Amazon a 229 euro, ma ci sono sempre promo su questo proiettore, come del resto su tutti i proiettori in genere, 179 euro. Poi se ci saranno codici sconto ve li segnalerò. Tiriamo un po' le somme. Mi è piaciuto, sicuramente molto luminoso, supporta il 4K nativo 1080p, quindi la risoluzione parte già alta, e apprezzo tanto che si possa interfacciare wireless sia con Android sia con Apple. Questa secondo me è una caratteristica fondamentale quando si acquista un video proiettore. Fatemi sapere quello che ne pensate, vi lascerò tutti i link sotto in descrizione, grazie per l'attenzione, noi ci vediamo presto con nuove recensioni. Appassionati di shopping, tutti su Offerte Smart Italia, lo trovate su Telegram e su Facebook, alla prossima, ciao!